Ciao a tutti da Rasim. Oggi avrei voluto condividere con voi un video, un primo video di cucito. Mi sarebbe piaciuto poter parlare di un argomento più leggero come i cuscini, come le tovagliette, come le mantovane, le tende, come qualunque altra cosa si possa realizzare cucendo e divertendosi. In realtà il tema di oggi è meno piacevole e più attuale comunque. Perché anche io mi sono dovuto dedicare alla realizzazione di mascherine di protezione per questa emergenza del coronavirus. Ieri mi è stato chiesto da un'amica se fossi in grado di realizzarne una e beh, ci ho provato ieri notte, mi ci sono messo d'impegno, ho provato, ho tagliuzzato un po' di stoffa, sono riuscito ad arrivare a un prototipo per il quale ho realizzato un cartamodello che potete scaricare tutti gratuitamente dal link che trovate in descrizione. Assolutamente gratis tramite un sistema di condivisione dei file che non prevede abbonamenti, che non prevede pagamenti, quindi è tutto a vostra disposizione. Ognuno in questa situazione deve aiutare come meglio può. Va inteso che questa mascherina che avrete già visto nell'anteprima del video è che ho realizzato non è un sostituto dei dispositivi di protezione individuale riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non ha la marcatura CE, non è un prodotto ufficiale. Né tantomeno è riconosciuta la sua efficacia al 100%, è un qualcosa che potete realizzare comunque in casa per esigenze minori, ma se non proprio per uscire. Potete utilizzarlo tranquillamente in casa per affacciarvi al balcone, anche solo per scendere giù al pianerottolo per ritirare la posta. Niente di più, niente di meno. Non, ripeto, non sostituisce i prodotti ufficiali. Tutto sommato, però, ha una sua forma abbastanza aderente al viso e si è realizzato con dei materiali abbastanza robusti e poco traspiranti, cioè non poco traspiranti, che comunque consentano un minimo di protezione dalle particelle presenti nell'aria, un minimo, perché questo ne riconosce un minimo, è già qualcosa rispetto all'uscire senza, tanto più che in questo periodo le mascherine sono comunque introvabili, quindi ho visto che tanta gente si è arrangiata con quello che aveva a disposizione e io pure metto a disposizione questo cartamodello affinché voi possiate realizzare almeno questo prototipo qui, per quanto poco efficace magari alla fine possa risultare. Allora, la mascherina si presenta così. È molto, molto aderente al viso. Io poi ho deciso di utilizzare della fettuccia realizzata in casa in attesa che mi arrivi una bobina di elastico che ho richiesto perché anche l'elastico è diventato rarissimo a trovarsi. E i tessuti che ho utilizzato sono tessuti che avevo già a disposizione. All'esterno è un cotone molto leggero, bianco. All'interno un cotone a trama ancora più fitta, molto robusto. È molto rigido anche, poco traspirante. Con questo, però, io l'ho provato, non ostruisce la respirazione. Poi, ovviamente, le cuciture e quant'altro a vostra discrezione, come meglio realizzarle. Insomma, non dovevo certo fare, non mi sono preposto di realizzare un capolavoro di artigianato tessile. Detto questo, vi mostro un attimino come cominciare a realizzarla questa mascherina. Ve la mostro un'ultima volta. Guarda, la lascio anche qui in maniera tale che ci faccia compagnia. Di solito ho qualche pupazzetto che ci fa compagnia. Per oggi teniamo la mascherina. Allora, una volta che avete scaricato il file, avrete a disposizione un cartamodello. Un cartamodello che è possibile stampare su formato A4 e che rappresenta solamente però metà della mascherina perché non era possibile svilupparla tutta in un unico foglio A4 di quelli su cui potete stampare tranquillamente in casa. Di conseguenza, quello che andrete a stampare è questo. Lo andrete a ritagliare. Una volta ritagliato, io vi consiglio di riportarlo su un cartoncino più robusto, se non addirittura di stamparlo già su un cartoncino più robusto.
Questa è metà della nostra mascherina. Io ho già provveduto a riportarla su un cartoncino grosso che avevo in casa. Adesso vediamo un attimo come riportarla sul tessuto. Allora, per il momento, ripeto, anch'io non potendo uscire di casa, non potendo recarmi ai negozi di tessuto, che tra l'altro troverei chiusi, mi sono arrangiato con quello che ho trovato. Questo è un tessuto di cotone piuttosto leggero, quindi non valido ai fini della realizzazione di una mascherina come questa. Però, tutto sommato, è utile per vedere come realizzarla a partire dal modello, dal cartamodello. Poi sceglietevi voi il tessuto, le fantasie, i materiali, tutto quello che è personalizzabile, personalizzatelo, perché questo periodo non deve comunque uccidere la vostra fantasia o la vostra voglia di creare qualcosa di unico. Allora, mi armo un attimo di gessetto. Io ho cominciato quindi a prendere il modello e a riportarlo sul tessuto con un gessetto. Ecco qua, una volta fatta questa prima metà, specchiate il modellino che avete ottenuto dalla stampa, lo appoggiate in maniera simmetrica a quanto avete già riportato sul tessuto e fate lo stesso lavoro, lo riprendete col gessetto. Ecco qua. A questo punto avete un qualcosa che sembra più il cartamodello di una maglietta che di una mascherina di protezione. Questo perché ci sono questi tagli qui che voi dovrete andare a riempire con il gessetto, con la matita o con qualunque strumento utilizzate per riportare il cartamodello dalla carta sul tessuto. Quindi andrete a proseguire la curva. Da un lato e dall'altro, e anche dal lato superiore. In maniera tale da avere un qualcosa che abbia più o meno la forma di un occhio. Quando andrete a ritagliarlo, mi raccomando, tenete presente di ritagliare 1 cm al di fuori del disegno, in maniera tale da poterlo cucire, da poter avere un bordo, un qualcosa da rigirare nel caso vogliate realizzarli voi l'orlo a mano, o su cui passare sopra col taglia e cuci, o addirittura come ho fatto io utilizzando un piedino orlatore. Adesso vi faccio vedere che risultato ho ottenuto io. Ecco qua. Allora, questo è il risultato con un piedino orlatore automatico. Quindi ritagliamo questo. Adesso io per brevità non sto a tagliare il tessuto, tanto è qualcosa che sappiamo fare tutti. Ritagliate, mi raccomando, mantenendo un margine compreso tra mezzo centimetro e 1 cm a partire dall'esterno. Ve lo segno un attimino.
va bene, lo tagliamo e poi vediamo subito come realizzare la mascherina. Andiamo quindi a tagliare questo disegno che abbiamo ottenuto. Cercando di restare il più paralleli possibile al disegno. Qui. Vediamo anche l'altro lato. Non preoccupatevi magari della precisione del taglio, perché tanto è qualcosa che andrete poi a rifinire voi. Vi ripeto, con quello che avete a disposizione, chi ha il piedino taglia e cuci, usi il piedino taglia e cuci, chi ha il piedino orlatore, usi il piedino orlatore. Ognuno di noi a modo suo cercherà di personalizzare questo. Quindi otterremo, come abbiamo visto, una volta che l'avremo orlato, otterremo questo, un qualcosa di appena più piccolo rispetto a quello che abbiamo ritagliato. Dopodiché, una volta che abbiamo ottenuto questo, dobbiamo fare un altro lavoro. Ovvero dobbiamo andare ad imbastire queste due pence e questa parte qui che corrisponde al tratto che viene a contatto col naso. Io per brevità di spiegazione ho già provveduto a imbastirle. Quindi pieghiamo questa parte qui, cercando di farle combaciare il più possibile, di far combaciare le due parti. La pieghiamo in questo modo e la imbastiamo. Il risultato è questo: imbastiamo poco al di sotto del segno fatto con il gessetto, in maniera tale poi da non cucirci sopra. Pieghiamo e imbastiamo anche l'altra, quindi la pieghiamo fedelmente al disegno. La andremo poi a imbastire e avremo ottenuto anche l'altra. Dopodiché andremo a piegare la mascherina in due e andiamo a cucire, a imbastire questa curva qui, ottenendo questo effetto qua. Dopodiché prendiamo e ci mettiamo a cucire. Adesso datemi un secondo per portare alla vostra attenzione la macchina da cucire. E ci prepariamo per la cucitura. Cucitura con un punto dritto. Io sono andato poco poco al di sotto del margine, ma non succederà niente, vi assicuro. Adesso stiamo cucendo una delle alette laterali. Cuciamo anche l'altra aletta laterale. Ecco
tagliamo i fili in eccesso. Se mi ricordassi dove ho messo le forbici, eccole qui. Meno male che erano nel video. E disfiamo le imbastiture. Per il momento disfiamo le imbastiture, poi proseguiremo con il resto del lavoro. Allora. Ognuno poi ha il suo modo per disfare anche le imbastiture. Io faccio sempre prima con il tagliasole. E adesso dobbiamo trovare un modo per rifinire queste parti. Allora, la parte che andrà a contatto col naso, quindi questa aletta curva centrale, la possiamo già cominciare a ritagliare, facendo attenzione a mantenerci paralleli alla linea di cucitura. Prendiamo la nostra macchina da cucire nuovamente. Impostiamo un punto a zig zag, non molto ampio. Scusatemi, ho dato un colpo alla videocamera. E andiamo ad aprire la cucitura. Meglio se partiamo dalla parte più interna. Tagliamo anche un margine qui sull'angolo superiore, sull'angolo inferiore. Apriamo la cucitura e andiamo a darle una cucitura e andiamo a cucirlo con un punto a zig zag in maniera tale da mantenere distese e aperte le due alette cucite. Ecco qua. I primi due punti all'indietro e i punti successivi in avanti. Gli ultimi punti all'indietro, in modo da evitare che si disfi la cucitura. Adesso, se siete fortunati e avete un taglio e cuci, potete fare una cosa. Potete Col taglio e cuci potete prendere e ripassare su queste cuciture delle alette laterali in maniera tale da tagliarle direttamente. Oppure potete fare come ho appena fatto io con un punto a zig zag, passare con un punto a zig zag e poi ritagliarle. Praticamente né più né meno quello che viene fatto con un taglio e cuci, ma in due tempi. Oppure ancora potete ripiegare l'aletta così. Sulla parte laterale della mascherina e andarla a cucire con un punto dritto. Non prima però di averla tagliata, scusatemi, mi sono dimenticato io una parte. La andiamo a ritagliare così. Restando paralleli alla linea di cucitura.
Adesso ci riprendiamo la nostra macchina. La possiamo cucire anche con un punta zigzag, volendo. Tagliamo come sempre i fili in eccesso. Adesso qui non mi si vede bene perché sono in controluce con questa, con la lucina della macchina da cucire. Arrangiandoci dovremmo riuscire a vederci. Ecco qua. Tagliamo anche l'altra aletta. Mantenendoci sempre paralleli alla cucitura. Ecco qua. Riprendiamo la macchina da cucire. E cuciamo sempre con un punta zigzag. Tagliamo il filo residuo, così. Su entrambi i lati. A questo punto la nostra mascherina sarebbe già pronta, perlomeno la parte di copertura. Ovviamente la vedete trasparente perché, come vi dicevo, sto usando solo un tessuto a scopo di esempio. Dopodiché, su queste due alette laterali, allora, questa è la mascherina. Queste sono le alette laterali che andrete a ripiegare. Le cuciamo anche queste con uno zigzag in maniera tale da evitare che si possano disfare. Tagliamo il filo in eccesso. E tagliamo nelle vicinanze della cucitura in maniera tale da ottenere l'effetto di un taglia e cuci. Facciamo lo stesso sull'altra aletta, a breve distanza dal margine. La andiamo sempre a ritagliare in prossimità della cucitura, senza tagliare la cucitura ovviamente. Così otteniamo l'effetto di un taglio e cuci. E vi dicevo, su questa aletta che andrà ulteriormente ripiegata, voi andrete ad imbastire ciò che più preferite, un elastico, una fettuccia, due fettucce da legare su nuca e collo, oppure una fettuccia o un elastico unico che vada girato dietro l'orecchio. Io al momento non ho a disposizione altra fettuccia o altro elastico, sono anch'io in fase di quarantena, quindi non mi sono potuto rifornire, ma ovviamente
Cioè, mi affido alla vostra, alle vostre scelte. Siete voi a scegliere come più personalizzare questa mascherina e come meglio indossarla. Quindi, se indossarla legandola o passandoci un elastico dietro le orecchie, oppure se legandola con due fascette, nuca e collo, o tutte e due le fascette addirittura dietro le orecchie con un fiocco. Spetta a voi scegliere il come. Io vi ripeto, questo è un modo per realizzare una mascherina che sia molto aderente al viso, che copra anche parzialmente il mento e che copra quasi completamente la metà inferiore della faccia, come potete vedere dall'immagine di anteprima. Ancora una volta vi ripeto che il cartamodello è a disposizione al link che trovate nella descrizione. Completamente gratuito su un sito che non prevede iscrizioni, non prevede abbonamenti, non vi chiederà numeri di carta di credito. Se qualcuno vi dovesse chiedere numeri di carta di credito, sappiate che non sono io non lo sto assolutamente facendo a scopo di lucro in questo caso, e di conseguenza non sto chiedendo proprio IBAN, numeri di carte di credito o quant'altro. Sto semplicemente mettendo a vostra disposizione un file, sperando che possa essere d'aiuto e partendo dal principio che ognuno può aiutare come gli è possibile. Io in questo caso spero di essere stato d'aiuto per voi condividendo un modo per realizzare una mascherina semplice, forse poco efficace, non riconosciuta dall'Istituto Superiore della Sanità, ma comunque una sua utilità, seppur minima, ce l'ha. Io vi ringrazio e vi saluto e ci vedremo presto con nuovi video di argomenti più felici. Mi raccomando, se vi fa piacere continuate a iscrivervi al canale o a seguirlo, se gli argomenti finora trattati vi sono piaciuti. Vi auguro una buona serata e oggi è sabato, di conseguenza vi auguro anche un buon fine settimana. Ciao a tutti da Rassim.